domande complicate, no. Mi hai detto tanto, avete parlato con la squadra, due sono gli obiettivi, come ha detto a microfono spento, ovvero salvezza tranquilla e fin qui non ci casca, e due derby su tre. Sì, eh? È quello che si spera. Quello che si spera, ovviamente. Io farei la firma, eh. Se con la firma, poi la classifica, in dove si arriva. Se si potesse arrivare anche più in alto dell'anno scorso, tutto di guadagnato. Però ma non è il nostro obiettivo. Certo. L'obiettivo è la salvezza. Sì. E cercare la soddisfazione di vincere due derby. Ecco. Se si fa, la squadra è giovane, sì. Hanno tutta una gran volontà, sì, di arrivare, perché sì, come l'anno scorso si prese i giocatori che si voleva riqualificare, e si è visto il risultato. Quest'anno ugualmente siamo lì. Si è consolidato la squadra, riprendendo Di Santo con qualche sacrificio. Certo. Che però per una categoria importante come l'Interregionale, la Serie D, ci vuole quel giocatore, anche perché a San Giovannese di buoni ne ha pezzi. Ora, Di Santo ha dimostrato un po' d'attaccamento anche alla società. Sì, perché ha rifiutato proposte più vantaggiose delle nostre, sì, pur di rimanere qui, perché ha trovato una società che l'ha considerato. Che le era stato promesso, le è stato dato, un pubblico che dice non aveva mai trovato da nessuna parte. Sicché poi c'è stato anche Mazzolli, che anche lui in un primo tempo ha tentennato perché aveva delle proposte. Certo. Però noi l'anno scorso si prese, come voi sapete, era rotto, non giocava, si è riqualificato. Sì, sì, sì. E per riconoscenza forse si è venuto anche un po' in incontro. Certo. Ora, non che regalare nessuno, questo no, però ragazzi, un giocatore in quel modo poteva pretendere qualcosa. Ora, noi si spera che il pubblico ci possa venire incontro con gli abbonamenti, con gli sponsor magari. Con gli sponsor nuovi, anche se ci sono. Noi siamo qui a cercare in tutti i modi di dare un prestigio a San Giovanni. Siamo tutti san giovannesi e si vuole la squadra rimanga a noi. Se qualche partita la va male, andrà meglio la prossima. Tanto il nostro obiettivo, vi si è detto in partenza, non ci montiamo il capo, perché campionati come l'anno scorso da vincere playoff quasi, ragazzi, è un è alla nostra portata di tutti i campionati, Può arrivare anche ancora meglio, però aspettiamo. Senti, a livello societario si deve tirare la cinghia, nel senso che c'è da rientrare come sempre ancora, come questo progresso, ancora, che però insomma pian pianino sta scemando dal punto di vista. Noi si è fatto un buon passo l'anno scorso, si farà un altro passettino quest'anno, perché è già preventivato. Avete messo il bilancio. Quello si deve rientrare. Certo. Un altro anno uguale. Poi fra due anni si incomincerà a avere qualche possibilità in più per poter spendere qualche lira in più con i giocatori. Sì. Però noi quando siamo entrati per risanare la società. Sì, sì, sì. Perché non si pensa nemmeno di arrivare a questi risultati. Quinti il primo anno vero di dirigenza, insomma. Lasciamo fare. Quindi diciamo, da quello che tu mi dici, ci sono due anni, diciamo, di sofferenza, sì. Forse quest'anno un po' meno dell'anno scorso, un altro anno, però sono sempre sofferenze. Perché non si è preso degli impegni e quelli vanno mantenuti. Assolutamente. Capito? E poi fra due anni, la società ritornerà pulita, ne si leva tutti i debiti. Se qualcuno vorrà entrare nuovo a noi, può entrare, capito? Però, detto, noi l'obiettivo è quello, tanto io che tutta la società, Certo. Perché come si è sempre detto, non è che qui una persona comandi, No. Qui non comanda nessuno e comandano tutti. Ecco. No, alzata di mano, come a livello proprio. Certo, c'è da decidere delle situazioni, si può... Siete un gruppo più ristretto. Siamo ristretto, si decide, però va sempre portato
alla conoscenza degli altri. Sì, e sì, se c'è dei problemi si discutono. Ma se no, c'è una persona che dice voglio, fo, per ora no. A meno che non ti torni e speriamo il buon torni, Arduino di turno e allora rialziamo le mani. Non ci si crede più. Infatti. No, non ci si crede. Capito? A parte i tempi sono cambiati, sì, 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 sì. Poi non è più come si vede qui a San Giovanni, guardiamo, si tira le somme, le aziende ci sono, chi sono? Poi magari ora c'è molta più paura a spendere, sì, rispetto ma a poi c'è due grosse aziende, sono due multinazionali e sono in crisi. Cosa non importa nulla delle squadre di San Giovanni. Soprattutto una San Giovanese purtroppo non se la sta passando bene, è un'azienda, per cui insomma. Capito? Allora, guardiamo. Vediamo. E aspettiamo ora il 26 e che si farà. Grazie Presidente, grazie.